Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per portarvi due esercizi e metterli a confronto. Uno è la panca piana e l'altro è la chest press. Quali sono le differenze tra questi due esercizi, la chest press e la panca piana, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'attivazione muscolare? Adesso le andiamo a vedere più nel dettaglio. Partiamo ragazzi dalla chest press. Qual è la differenza tra una panca e una chest press? Come prima cosa, la chest press, come tutti ben sapete, è un movimento guidato in una traiettoria prestabilita. Questo in alcuni casi può avere dei benefici, per esempio se voi vi allenate da soli e non avete uno spotter, allenare una chest press sarà più comodo per arrivare a cedimento muscolare. Arrivare realmente a cedimento muscolare in una panca piana con il bilanciere libero è difficile. È difficile perché? Perché le ultime ripetizioni appoggiate il bilanciere, perché sennò rischiate di tirarvelo in bocca, mentre in una chest press potete andare liberamente fino a cedimento, proseguire, mettere ancora due, tre mezze ripetizioni in più e per arrivare veramente allo sfinimento. Quindi una delle tante differenze rispetto al bilanciere libero è questa, che in alcuni casi può essere positiva, in alcuni casi no. Un'altra cosa che secondo me è molto comoda da fare alla chest press, che non possiamo fare a una panca con il bilanciere libero, sono tutte quelle tecniche speciali, ad esempio il drop set. Se voi avete una chest press come questa, che è caricabile diciamo a livelli, non a dischi, andare ad affrontare un drop set sarà semplice, perché andate a cedimento, successivamente abbassate il peso, proseguite, successivamente abbassate il peso e proseguite. Stessa cosa se dovete affrontare una serie in rest pose, dato che rest pose si tratta di tirare tutte le serie a cedimento, fermarsi, recuperare 10-15 secondi, ripartire, andare a cedimento, fermarsi e così via per più volte, è una chest press più facile, perché vi potete fermare, andare a un reale cedimento e ripartire senza dover togliere il bilanciere dai supporti, rimetterlo ogni volta. Quindi se voi dovete affrontare delle tecniche speciali, dovete andare a un reale cedimento muscolare, vi consiglio di fare una chest press. Un'altra tecnica che mi piace adottare alla chest press, che sulla panca piana col bilanciere libero è quasi impossibile da affrontare, è una tecnica in cui vado a svolgere tre ripetizioni molto lente, tre ripetizioni veloci, tre ripetizioni molto lente, tre ripetizioni veloci, per un totale di 3, 6, 9, 12 ripetizioni consecutive. Fatte con un macchinario guidato si può gestire bene la tecnica, fatta con un bilanciere libero non è facile e si rischia di non attivare bene il muscolo target. Vi ricordo ragazzi che è attivo il nostro servizio di coaching online, dove io e Irene, la mia ragazza, seguiamo sia uomini che donne per quanto riguarda la vostra trasformazione fisica dal punto di vista estetico, con un supporto via WhatsApp 7 giorni su 7, protocollo personalizzato. Quindi se siete interessati ragazzi, trovate tutti i dati per contattarci qui sotto in descrizione, sotto a questo video. Adesso passiamo alla panca piana, un esercizio multiarticolare che va ad attivare tutto il corpo dalla testa ai piedi. Se la panca piana la fate con la tecnica corretta, vale a dire adduzione scapolare, depressione scapolare, leg drive, fatta
con la tecnica quella giusta, non si va ad attivare solo il pettorale, ma si va ad attivare come muscolo stabilizzatore un po' tutto il corpo. Non è super adatta la panca piana per fare delle tecniche speciali, ma è più importante utilizzare la panca piana per fare una programmazione di forza, per fare una programmazione con delle ripetizioni standard, vale a dire magari con una discesa lenta e controllata, con una pausa al petto, con un fermo, però tutte quelle tecniche speciali, ripetizioni veloci, ripetizioni che si interrompono e poi si riparte, eccetera, eccetera, non sono le più adatte per la panca piana. Io personalmente l'ho fatta per anni, perché in passato ho fatto competizioni di powerlifting e quindi la panca piana per me era super importante. Quindi quello che vi consiglio è, se dovete fare una programmazione più incentrata sulla forza o su un numero di ripetizioni che sta fra le 10 e le 12 ripetizioni massimo, va benissimo la panca piana. Se dovete lavorare ad alte ripetizioni, quindi sopra le 12 ripetizioni, non vi consiglio di fare panca piana, perché dopo un certo numero di ripetizioni rischiate di perdere la traiettoria e quindi è più facile andare verso un infortunio. La panca piana è adatta se dovete lavorare con un basso numero di ripetizioni, medio, fino alle 10-12. Vi consiglio di inserirla all'inizio del vostro allenamento, quando siete più freschi, più riposati, così potete concentrarvi al massimo, perché a differenza di un macchinario vi prenderà molto di più a livello neurale e quindi sarà opportuna una maggiore concentrazione mente-muscolo. Quindi vi consiglio di farla nella prima fase del vostro allenamento per il petto. Questo, ragazzi, comunque è soggettivo, va valutato in base alla programmazione che dovete fare, in base alla vostra periodizzazione annua, quindi tutto ciò va contestualizzato in base al soggetto, però in linea generale questi sono i consigli che vi do. Quanto riguarda la panca piana, ragazzi, e anche la chest press e tutti gli esercizi di spinta, è fondamentale incastrarsi bene. Quindi la cosa più importante da fare è adduzione scapolare, vale a dire tirare indietro le spalle, addurre le scapole, deprimere le vostre spalle, quindi abbassarle. Una volta che avete questa posizione, automaticamente si creerà una curva sulla vostra schiena. Questa curva andrà a creare una contrazione dal punto di vista della vostra schiena. Quindi tutti i muscoletti della vostra schiena andranno a lavorare per far sì che voi mantenete la postura corretta durante tutta l'esecuzione degli esercizi di spinta per il petto. Quindi vengano attivati pure quelli. Per quanto riguarda la curva lombare, fate attenzione a non accentuarla troppo, ma la curva sarà prevalentemente sulla parte alta della schiena. Un'altra cosa fondamentale è il leg drive, vale a dire quando andate a svolgere la panca piana, ma così come anche una chest press, andare a spingere forte con i piedi per terra e non muovere i piedi come molti fanno, che sembra che ballano il tip tap. I piedi devono stare ben premuti verso il pavimento e voi dovete forzare i vostri piedi a spingere il pavimento. Questo vi darà una maggiore stabilità durante tutto l'esercizio. Un'altra cosa importante e fondamentale è tenere sempre il sedere in contatto con la panca durante tutto il movimento. Spesso quando si arriva in prossimità del cedimento muscolare in panca piana si tende a staccare il sedere dalla panca per aiutarsi a fare magari quella mezza ripetizione in più. Questo, ragazzi, è molto pericoloso, rischiate così un infortunio alla schiena, quindi è da evitare assolutamente. Il sedere deve sempre toccare la panca. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato interessante per molti di voi che magari non erano al corrente su tutte queste nozioni riguardo agli esercizi di spinta. Per altri magari potevano essere cose scontate, ma magari posso capire che un principiante ha bisogno di imparare certe cose che non sa. Io, ragazzi, vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento qua sotto.
lasciate un like, condividetelo con i vostri amici e ci vediamo in un prossimo video.